Gracias, chico. De nada. Che figata incredibile. Ti aiuto. Grazie. Di niente. Ehi, pensi di aggiungere anche il nuovo Spider-Man? Il ragazzino? Sì, forse. È che preferisco l'originale, sai? Sì, lo so. Senti, la bodega di Teo è qui vicino. Sì, insegna gialla più avanti. È facile. Grazie. Bel lavoro, comunque. Ma lascerei uno spazietto per l'altro. Non si sa mai. Ti evasi l'anno scorso. Altro che. Il raft è un pugno in un occhio, ma è sicuro. Spero solo che l'abbiano reso a prova dei Doc Ock. Speriamo. Ok, ti ho quasi raggiunto. Arrivo. Meglio dire a mamma che farò tardi. Miles, che tal? Hai la lista della spesa? Ehi, mamma! Sì, ma la bodega aveva finito il latte di cocco. Trovo in un negozio in centro. Ah, grazie. Ma evita Midtown. Il trasporto detenuti ha bloccato il traffico. Ah, già, hai ragione. Ci vediamo a cena. A dopo. Cavolo! Ma come fa Pete a tenere segreta la sua identità? Mi stressa da morire. Rilassati. Devi solo aiutare Spider-Man a proteggere un trasporto detenuti. Puoi farcela. Inspira, espira. Rilassa. Pete! Sei qui? Mi sto solo sparando un caffè. Come fai a... bere? Con molta, molta attenzione. Ok, si va. Qui RX2 con carico pesante. Ricevuto RX2, vi vediamo. Sembra una grossa operazione. È chiaro. L'anno scorso sono evasi a centinaia dal raft. Ora vanno riportati dentro. E la polizia non vuole rischiare. Specialmente col nostro ospite d'onore. Devo molte interferenze. C'è uno dei tizi che ha aiutato Doc Ock. Credo di sì. Forse Vulture, forse Scorpion. Forse qualcuno di più grosso. Oh, direi abbiamo un problema. Aspetta, Miles, lascia... Tranquillo, Pete, ci penso io. Miles, no! È sicuro? RX2 fuori asse. Miles! Il peso è sbilanciato. Regia 236. La cloche non risponde. Pronti all'impatto? RX2 è impicciata! RX2 precipita! Tenersi, tenersi! RX2 a terra! Nessuna vittima! Carico compromesso! Squadra intervento inviata! Resistete, RX2! Pete, mi dispiace, io non volevo! Tutto ok, tranquillo, dobbiamo solo contenerlo prima. Ah.
questo. Ciao, bei ragnetti. Non posso deludere, Pete. Devo riprendere il controllo. Ehi, che braccio! Gioca a baseball! Scherzo, sei un campioncino in erba! Come sono le strade, Spider-Man? A dire il vero... terrificanti! Ah, Natale a New York! Bravo, questo è... Non avevo mai visto quel bestione da vicino! È da brividi! Una vera opera d'arte! Definizione discutibile! Alexi, musica natalizia preferita? Niente dopo il 1964! Oh, bellissima! La mia è... Wow! Cioè, wow! Il suo gradimento! Ho preso le chiavi! Via! Avanti! Dobbiamo andarcene! Miles, ti serve una mano qui! Sei libero? Alexi, quest'anno le feste ti hanno fatto un brutto effetto! Ma che cosa... Oh, ehi, scusate, buon Natale! Pete, da 1 a 10, come stiamo andando? 10 per lo spettacolo, 1 per il controllo dei danni. Domani il dio col farà scintille, fidati! Se nessuno si farà male, sarà già un miracolo. No, la festa d'inverno! Pete, la situazione sta sfuggendo di mano! Non pensarci nemmeno. Lo fermeremo. Dobbiamo solo lavorare insieme. A proposito, ti dispiacerebbe darmi una mano qui? Sì! Sì! Ci sono! Ok, Pete! Ti aiuto io! Guardalo via, cowboy! Oh no, non il centro commerciale! Tieniti forte, ragnetto! Spider-Man! Ehi! Mi serve aiuto! Arrivo subito! Ti salvo! E al sicuro, anche tu! Non hai un hobby che si chiamino distruttivo! Mi piace andare a pesca sul Volga! Sembrerebbe carino! Il potere di vita e di morte mi agita! Preso! Via da qui! Presto! Grazie! Prego! Non toccare i bambini! Ehi! Sai che stai rovinando il Natale? Ho passato gli ultimi 6 Natali chiuso dentro 9 metri d'acciaio! Ma quest'anno voglio proprio divertirmi!
È una minaccia. Troppo poco. È una fragile minaccia. Troppo facile. Forse è una mente fragile. Oh! Ehi, Jonah, venga su! Molto natalizio! Un'inutile, infida, incontrollata minaccia! Jared, è qui! Proprio qui! Dove stai? Ormai è tardi. Ciao, mamma. Sì, il latte di cocco. Lo sto ancora cercando. È un po' complicato. Stai corretto? Sì, scusa. Rischio di perdere il treno. Mira, amico, non sei sventiroso. Prendi il latte e rientra, per favore. Sì. Mamma. Sì, il latte di cocco. Lo sto ancora cercando. È un po' complicato. Stai corretto? Sì, scusa. Rischio di perdere il treno. Mira, amico, non sia smentiroso. Prendi il latte e rientra. Sì, ma te chiedo mucho. Io también te quiero. Ora o mai più, Miles. Dobbiamo fermarlo. Arrivo. Dobbiamo fermarlo e anche in fretta! Sì, ma come facciamo? Alziamo la temperatura! Oh, male, male, molto male! Pete, stai bene? No! No, no, no! Sto bene! Faccio io! Viene da te! Preparati! Ok! Sì! Forse mi serve un minuto! Vattene via! Ehi, hey,
stare! Indietro! Sei vivo? Più o meno. Ragazzi, wow, ma... wow. Simon Krieger. Capo sviluppo della Roxxon Energy. È un piacere. Piacere? Scusa, ci è finita la palla nel tuo cortile? No,
Vi devo un favore. Abbiamo appena rilevato la proprietà e dovevamo comunque demolirla. Ma siete stati più veloci di noi. Vi ringrazio. Entrambi. Hai steso Rhino da solo? Farai strada, ragazzo. Grazie, ma è ancora pericoloso. Nah, ora lo diamo alla polizia. Sapete, a volte penso che questi soldati non servano, ma poi succede questo. Oh, il dovere chiama. Ehi, è stato un piacere conoscervi. L'alba del futuro. Pronto? Ehi. Ha ragione lui. Sì. Andiamocene. Beh. Ci penserà la polizia. Beh, ecco. Sì. Grazie. Sì, grazie, ok. Bioelettricità. Wow. Lo devo ammettere, sono un po' geloso. Ehi, senti, l'originale è sempre il migliore. Ma testiamola domani. Analizziamo il voltaggio. Cavolo, sì, scusa, volevo dirtelo prima, ma purtroppo devo andare via per qualche settimana. È una specie di scherzo, Pete. No, MJ lavora oltreoceano per il Bugle e ha detto che le serve un fotografo. Sarà una specie di vacanza per noi. Oh, cavolo. Senti, non so se posso cavarmela da solo. Oggi l'ho combinata grossa con quell'elicottero. Ma poi ti sei rifatto alla grande. Mi hai salvato le chiappe, Miles. Solo fortuna. Ehi, io me la sono cavata per 8 anni senza aiuto e ho perso il conto dei disastri che ho combinato. Ma è così che si impara. Questo cos'è? Un regalo di Natale. Però prima serve il giuramento. Ah. Ok. Io giuro di fare tutto il possibile per proteggere la città. Sì, lo giuro. Bene. Il giuramento è una cosa vera. Ovvio. Di certo non l'ho inventato ora. A presto, Spider-Man. L'unico Spider-Man di New York. L'unico Spider-Man di New York. L'unico Spider-Man di New York. Non devo rovinare tutto. The city late at night hit a pinnacle. Shining on my brothers, but no, but those on me. They know the true form of pure evil's invisible, so I keep a lot of vision. Every night I try to read your mind and see you, see your eyes. Oh, let me catch up. I won't waste your time, cause all I know is in the soul. My palms open. Ehi, Genki. Ehi, Rhino! Cosa? Già, dove sei? Sei riuscito a entrare in casa? Sì, mi ha aperto tua madre. Ho svuotato i bagagli per terra. Ora sono al parco a fare 2 passi. Ah, ottimo! Passa dall'anfiteatro, voglio mostrarti qualcosa. C'entra col ragno! Ti prego, dimmi che hai preso un pezzo del corno di Rhino! Ho visto delle foto del combattimento! Pazzesco! Sì, c'entra col ragno. Ma è molto meglio di un corno. Oh, adoro la suspense. Arrivo. Yeah.
Genki mi starà aspettando all'anfiteatro. Non credo che mi ci abituerò mai. Ehi, ehi, guarda, regalo di Natale da Spider-Man. Aprilo! Bello, provalo, ti copro io. Beh, mai visto nessuno cambiarsi a Central Park? Ok, come mi sta? Miles Morales, congratulazioni e benvenuto al tuo primissimo super costume! Vai a Nord per la seconda parte del tuo regalo! Questo è solo metà regalo. E dov'è l'altra metà? Ti avviso quando la trovo. Benvenuti a Solo i fatti insieme a me, il conduttore che non ha paura delle verità scomode, J. Jonah Jameson. Cosa? Sita ha impostato in automatico il programma di Jameson. È masochismo puro. Brutte notizie, amici ascoltatori. Il mio speciale di beneficenza natalizio è stato annullato a causa del caos provocato dai vigilanti mascherati. Ci sarà qualcosa di meglio. Ah, di questo ho sentito parlare bene. Ciao a tutti, sono Danica Arte e questo è Danicast, il programma dedicato agli eroi di tutti i giorni. Nella puntata di oggi ci parleremo...
e agenti di borsa, scuole private e della persona che ha inventato la distribuzione automatica dei video in rete. No, ovviamente parleremo dell'impresa dei due Spider-Man che hanno sconfitto Rhino. Ok, sono ufficialmente un fan di Danicast. Questo è questo. Pitt ha lasciato diverse attrezzature. Miles, preparati alla tua prima sfida di addestramento olografica. Queste sfide sono sparse in tutta la città e ciascuna è incentrata su una nuova mossa o tecnica. Questa è incentrata sull'improvvisazione acrobatica. Forza, mettiti in posizione. Olo addestramento? Non posso crederci. Primo, combattimento aereo. Affronta i nemici obbligandoli a seguire le tue regole per ottenere un vantaggio. Ora prosegui con un attacco in volo. E ora un classico. Calcio in oscillazione. Tecnologia è incredibile! Con le componenti giuste potrei renderla portatile! Balla veloce! Un'altra abilità chiave, il disarmo. Gli avversari disarmati sono meno pericolosi e stenderli con le loro stesse armi dà una gran soddisfazione. Doppio vantaggio. Ok, sì! È pazzesco! Grazie, Peter Parker! Ora combiniamo queste due mosse. Sui nemici in aria e prendi le redini dello scontro. Tra l'altro fanno un rumore esilarante. Pronti? Arriva! Stato in combattimento. Tecnologie che possiamo vendere per... Oh no! Spider-Man! Eliminiamolo e via col bottino! Siete qui per una ripassata? Sì? Ok, vi accontento subito! Facciamo fuori il ragno e prendiamo le prefacciamente! Ci porterà soldi a palate! Solo per la cronaca! È tecnologia brevettata al marchio Spider-Man! La vendita è vietata! Ma sono trasparenti! Come fanno a essere trasparenti? Ricorda, la specificità è la chiave di ogni grande battuta.
Disegno a tutti! Ehi, bruttone! Prova! Wow, bella maschera! Aspetta, è la tua patina! Ma questa non è una battuta! È solo crudele! Continua ad allenarti e presto farai battute da sbaglio! Bersaglio troppo in alto! Abbattiamolo! Addosso! Errore di sistema. Il problema dei ladri è risolto. Ora pensiamo al simulatore. Errore critico al circuito AF15. Kernel panic. Ma se riavvio il BIOS... Sì, ha funzionato. Pete ha creato sfide di furtività, mobilità e combattimento. Devo dare un'occhiata quando posso. Dovresti fare un salto al Roxxon Plaza. Stavo di qui e ho visto qualcuno intrufolarsi all'interno. Sì, vado a dare un'occhiata. Ehi, voglio sapere tutto sui tuoi nuovi spider poteri. Sembra una scarica di bioelettricità. O forse energia statica supercaricata. Ci serve un nome. Che ne dici di potere Venom? Perché brucia come veleno. Sì, non è male. Ora devo scappare. Prima il Plaza e poi casa. Ricorda potere Venom, fidati, perfetto. Siamo saliti in classifica dal 136esimo posto all'86esimo. Cioè, wow! Va bene, andiamo avanti. Oggi sono online dalla lunga... Ciao, mi chiamo Simon Krieger e quello che hai davanti agli occhi è un reattore a nuvola. Quando sarà attivo, questo reattore soddisferà l'intero fabbisogno energetico di tutta Harlem. Sì, so cosa pensi. Simon, come è mai possibile? E la risposta è Nuform. Una sola capsula di questa rivoluzionaria sostanza può garantire ad Harlem energia pulita e sicura per almeno 500 anni. Presto attiveremo reattori in tutta Manhattan e poi in tutto il mondo. Ci attende un pianeta alimentato a Nuform. Roxxon. Energia alle persone. Ma cos'era? Qui non c'è nessuno. Hanno sfasciato di tutto. Forse stavano cercando qualcosa. Oh. Hanno effettuato una ricerca su... Cosa pensavano di... Notte da incubo. Che tecnologia super! Ma il Venom li ha distrutti!
Sì, Genki ha ragione. Bene un calzapennello. Ha distrutto i miei guanti! Noi lo tratteniamo qui. Puoi scendere anche di sopra. Servono rinforzi! Posso rallentarli usando i nuovi poteri Venom. Dobbiamo evitare le scariche elettriche. Niente male questa. Sei solo una brutta cosa. Ce ne sono altri. Altro fuoco! Non si nasconderebbe! Facciamolo scendere! Cavolo. Ok, faccio il primo possibile. Grazie. Disabilitare le loro armi temporaneamente. L'obiettivo sono disposto a colpire il gruppo. Non ostacolarmi! Spedizioni. Devo scoprire cosa sanno per anticipare le loro mosse. Seguivano i carichi di Nuform. Ma perché? Sicurezza Roxxon. Ora tocca a loro. Ci penserò più tardi. Non vedo l'ora di spazzolarmi la cena di Natale. Quella banda, i carichi di Nuform, possono aspettare fino a domani.